Ciao a tutti e a tutti. Allora, io introduco la serata facendo un po' il punto delle attività che abbiamo svolto finora e diciamo i passaggi che dobbiamo poi svolgere successivamente. Faccio anche un inquadramento del nostro lavoro più complessivo, dato che il coordinamento territoriale lodigiano per il diritto alla salute fa parte del coordinamento nazionale per il diritto alla salute. Il coordinamento nazionale è operante da fine aprile. E ha sviluppato un lavoro di collegamento e di approfondimento di ricerca sulla tematica appunto della salute, ovvero sui problemi che ha il sistema sanitario nazionale alle sue diverse articolazioni. Interviene, diciamo, a tre livelli operativi. Il primo è quello appunto del coordinamento nazionale e naturalmente io presento adesso il lavoro in modo molto schematico. Diciamo l'attività principale che si sta sviluppando come coordinamento nazionale a livello generale è quella della preparazione di una proposta di legge di iniziativa popolare che recuperi lo spirito e le linee portanti della prima riforma sanitaria, cioè la legge del 78. E questo è, diciamo, il punto più importante del lavoro nazionale. Naturalmente, in parallelo, sono state avviate dei gruppi di lavoro che, oltre ad entrare nel merito dei temi specifici della proposta di legge di iniziativa popolare, ha individuato anche gli elementi di iniziativa al di sotto del livello nazionale. Comunque, allo stato attuale, il coordinamento nazionale ha fissato una propria assemblea plenaria venerdì di questa settimana alle 20:45. Io ho già messo negli indirizzi che ho a disposizione il link per cui se chi è presente oggi vuole intenzione di partecipare all'assemblea plenaria e al coordinamento nazionale può collegarsi. Un'altra iniziativa in corso che sta sviluppando il coordinamento nazionale è quella di una richiesta di audizione per il Senato, dal momento che per l'appunto si tratta di entrare dentro il rapporto anche a livello istituzionale a dimensione generale. Il secondo livello operativo è quello del coordinamento regionale. Riguardo appunto alla nostra situazione regionale, la Regione Lombardia, il tema da affrontare è quello della revisione della legge 23, che è istitutiva del Servizio Sanitario Lombardo, legge del 2015, che tra l'altro ha modificato la struttura operativa del Servizio Lombardo, Sanitario Lombardo. Questa struttura è diversa da quella di tutte le altre regioni. Le altre regioni poggiano la loro attività sulle ASL, da noi invece sono stati individuati due livelli di organizzazione, la TS e la SST. In ogni caso, legge regionale dovrebbe essere a termine, nel senso che era prevista una sperimentazione di 5 anni e l'anno di chiusura è proprio quest'anno. Di conseguenza, a livello del coordinamento regionale, è necessario affrontare il problema della verifica della legge regionale, che, come sappiamo tutti, è un disastro, e ovviamente le proposte alternative. Sempre l'iniziativa a livello del coordinamento regionale
è quella della preparazione di un esposto alla magistratura, tenendo conto che la legge regionale e le sue articolazioni, nelle sue articolazioni territoriali ha prodotto dei problemi, delle inadempienze del tutto evidenti durante la vicenda del coronavirus, la vicenda attuale. Il terzo livello operativo è quello del coordinamento territoriale e nel caso nostro è il coordinamento territoriale lodigiano. A questo riguardo io faccio un resoconto del lavoro che abbiamo fatto finora a partire dalla prima preparazione di piattaforma a cui abbiamo lavorato con un gruppo di lavoro istituito dopo la prima assemblea costitutiva del coordinamento territoriale lodigiano, gruppo di lavoro che aveva predisposto una richiesta di incontro con la SST di Lodi dalla fine di luglio, tenuto conto appunto della situazione di allora. Quindi i temi di piattaforma che erano stati presentati nella richiesta di incontro successivamente sono in parte cambiati proprio perché dopo la fase acuta che per l'appunto sembrava essere definitivamente chiusa o comunque insomma in fase di chiusura già a giugno-luglio in realtà e quindi si sarebbe dovuti pa passare alla fase 2, alla fase di riapertura che avrebbe dovuto interessare agosto, settembre, i mesi successivi. In realtà dopo le cose sono cambiate, di conseguenza è stato necessario fare un aggiornamento della piattaforma. Tra l'altro, la nostra richiesta di incontro all'SST è stata completamente, la risposta non l'abbiamo per niente avuta, quindi è rimasta completamente in sospeso, nonostante noi si sia citata la norma di legge per la quale l'SST avrebbe dovuto darci una risposta entro 30 giorni o se non un incontro entro 30 giorni o se non un incontro, la motivazione per cui questo incontro non si doveva fare. In realtà non abbiamo ricevuto mai nessuna risposta. Abbiamo quindi proceduto all'aggiornamento della piattaforma tenendo conto appunto della seconda ondata. E da questo punto di vista abbiamo messo a fuoco gli inadempimenti della SST e dell'ATS e questi inadempimenti li abbiamo segnalati ai sindaci, a tutti i sindaci del nostro territorio, della nostra provincia. Li cito con dei titoli, senza entrare nel dettaglio ovviamente, anche perché alcuni di questi temi li abbiamo già affrontati in precedenza, con la precedente assemblea, e poi nel dettaglio questi argomenti sono dentro alla lettera che abbiamo inviato ai sindaci, in realtà più che una lettera, ovviamente una richiesta di incontro per discutere dell'elaborato che noi abbiamo sviluppato, della piattaforma in sostanza, e questa lettera dovreste averla ricevuta tutti, quindi un ulteriore approfondimento, oltre ai titoli che adesso io leggo, lo potete fare rileggendovi la lettera che abbiamo mandato ai sindaci. In pratica la lettera individua le inadempienze rispetto ai livelli essenziali di assistenza, livelli essenziali di assistenza che costituiscono un diritto costituzionale, quindi devono assolutamente essere resi, essere garantiti da ATS, da SST. Allora, la prima contestazione, la prima adempienza che abbiamo individuato riguarda il fatto che, pur esistendo un piano pandemico regionale, sia pure non aggiornato, o meglio,
editato all'inizio nel 2006 e poi aggiornato nel 2010. Sarebbe stato meglio fare l'aggiornamento negli anni successivi, non è stato fatto. Purtuttavia, questo piano pandemico esiste e tra l'altro prevedeva appunto delle iniziative che sarebbero state utilissime, per esempio un accordo quadro con le RSA per garantire la piena capacità di gestione di una situazione pandemica. Naturalmente questo accordo non è mai stato fatto, eccetera. Insomma, prevedeva alcune norme che la Regione non ha assolutamente attuato. O meglio, l'ATS e la SST non hanno attuato. D'altra parte avrebbero dovuto questi livelli organizzativi avere gli indirizzi relativi da parte del livello regionale. Una seconda violazione riguarda l'erogazione di tutti i LEA, separando in sicurezza quelli i LEA Covid. Mi spiego. I LEA sono un diritto generale, un diritto costituzionale, e anche il Covid, i LEA del Covid sono un diritto costituzionale. E non è che siccome ci sono i LEA del Covid, ovvero c'è l'emergenza Covid, gli altri LEA non sono più, non esistono più, sono messi in secondo piano. Non è così, cioè costituiscono essi stessi dei diritti specifici. A questo riguardo, per l'appunto, non è stata organizzata l'erogazione sia dei LEA così come sono in condizioni normali, sia dei LEA legati al Covid. Questo perché? Perché non è stato programmato assolutamente niente rispetto alla pandemia, nonostante ci fossero le indicazioni, per esempio quelle del piano pandemico regionale, seppure da aggiornare, e poi ci fossero le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che metteva sull'avviso tutti i paesi riguardo alla situazione Covid-19. Altri LEA che non sono stati rispettati sono quelli riguardanti i tempi di attesa e le liste di attesa. Ancora, la concentrazione dei pazienti Covid negli ospedali continua a sviluppare i focolai, per esempio, proprio in questi ultimi giorni ci sono stati due focolai all'ospedale di Lodi e all'ospedale di Codogno. Nonostante che si sarebbe dovuto avere la massima garanzia della distinzione tra le aree Covid e le aree non Covid. I focolai sono sviluppati per l'appunto nelle aree verdi. Un'altra inadempienza è la mancanza di strutture territoriali, ovvero i presidi socio-sanitari territoriali, sono dei livelli organizzativi che avrebbero permesso di gestire le persone contagiate prima che si presentassero al pronto soccorso o entrassero negli ospedali, così pure il presidio ospedaliero territoriale. Queste due strutture operative, i PREST, proprio non ci sono, non sono neanche stati immaginati per il nostro territorio. Il presidio ospedaliero territoriale è stato formalmente predisposto a Sant'Angelo, ma non è mai diventato effettivamente operativo. Non solo, ma durante la fase 2, nel periodo in cui sarebbero dovute riaprire le attività precedentemente bloccate dal lockdown, non è stato redatto il programma organizzativo, che doveva gestire appunto le aperture, nonostante fosse stato, deliberato dalla Regione. L'indicazione precisa per la sua costituzione era stata fatta dalla Regione. La SST di Lodi non ha mai realizzato questo programma organizzativo e gestionale per la riapertura. È vero che ormai la riapertura è una cosa passata,
ma neanche tanto, perché dentro la riapertura doveva essere realizzata, appunto, dovevano essere recuperate tutte le sospensioni dei servizi che erano state decise nella fase acuta del coronavirus. Un'altra inadempienza riguarda le assunzioni degli infermieri di famiglia e di comunità, che così come sono ora, sono lasciati allo sbaraglio, mentre invece, sempre da norme regionali, avrebbero dovuto essere organizzati secondo un piano territoriale e il relativo modello per gli infermieri di famiglia e di comunità, previsto questo modello, ma non attuato. Un'altra inadempienza riguarda le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, e cioè una struttura fatta da un medico e da un infermiere che avrebbe dovuto operare assieme ai medici di medicina generale in modo tale da garantire la massima capacità di gestione della condizione di contagio prima di qualsiasi passaggio nell'ospedale o in altri livelli di prestazione. Questa sarebbe stata un'iniziativa importantissima per evitare appunto la generalizzazione e l'estensione dei contagi e per evitare di trasformare gli ospedali in focolai, in zone dove si sarebbero prodotti, come poi d'altra parte è successo, eccetera. Avremmo dovuto avere nel nostro territorio quattro USCA, in realtà ne è stata costituita una sola nella fase della prima ondata e adesso ce ne sarebbero o ce ne dovrebbero essere due. Perlomeno una sicuramente c'è, la stessa che era stata costituita nella prima fase, la seconda probabilmente adesso è diventata operativa, ma qualche tempo fa, quando abbiamo mandato la lettera ai sindaci, questa era in fase costitutiva e di formazione per il personale che la costituisce. L'ultimo tema è il mancato controllo nei luoghi di lavoro. La legge nazionale contenuta in un DPCM di fondamento per i protocolli di garanzia di tutela nei posti di lavoro prevedeva che in ogni posto di lavoro sarebbe dovuto costituire un organismo di verifica aziendale in modo tale da essere certi dell'applicazione dei protocolli di sicurezza. E per le piccole attività produttive, per le aziende, eccetera, non essendo possibile mettere appunto una struttura territoriale aziendale, l'ipotesi era costituire dei comitati di verifica territoriali. Tutto questo previsto per legge, ma assolutamente non attuato. Le strutture territoriali da noi non esistono e a livello aziendale sicuramente sono poche le aziende che hanno costituito gli organismi di controllo per la garanzia di situazioni di tutela all'interno dei luoghi di lavoro. Ecco, queste sono le inadempienze che noi abbiamo segnalato ai sindaci. E per le quali abbiamo chiesto un incontro in modo tale da verificarne le condizioni, eventualmente anche verificando nei comuni situazioni, altre eventuali situazioni di inadempienza, eccetera. La lettera ai sindaci è stata inviata ormai da un po' di giorni. Abbiamo al momento avuto quattro contatti con dei sindaci. Per due contatti abbiamo già stabilito le date di incontro. Un primo incontro sarà sabato 19 dicembre con il sindaco di Castelnuovo. E un secondo incontro, purtroppo il periodo è quello che è, quindi
pensare di farle prima delle feste era un problema, sarà venerdì 8 gennaio per Cornigliano. E abbiamo da definire i prossimi incontri per altri due comuni. Naturalmente, diciamo c'è una sorta di propensione al silenzio di fronte alle nostre iniziative. Bisogna tener conto, per esempio, che abbiamo fatto una lettera critica nei confronti del direttore generale della SST, l'abbiamo inviata al cittadino e non è mai stata pubblicata. Abbiamo poi inviato una seconda lettera al cittadino riguardante appunto la comunicazione ai sindaci, la lettera ai sindaci per discutere di tutte queste tematiche. Finalmente, dopo 10 giorni, il cittadino l'ha pubblicata. Comunque, meglio tardi che mai. In ogni caso, riguardo alla comunicazione in generale, il gruppo di lavoro ha deciso di fare un'operazione di questo genere. Fare una lettera per ciascuno dei temi che prima ho indicato, cioè tutte le inadempienze, cioè fare una lettera per ciascuna inadempienza dove si spiega in che cosa consiste la singola inadempienza da parte della SST o dell'ATS, in modo tale che sia di dominio pubblico che noi siamo dentro ad un organismo, la SST e l'ATS, a due organismi che sono assolutamente incapaci di gestire in modo adeguato la pandemia coronavirus e che tra l'altro la gestiscono sostanzialmente affidandosi ai privati. Per esempio, anche quando c'è stata l'apertura nella fase 2, e quindi si doveva recuperare tutta l'attività di assistenza sospesa, quasi completamente il recupero che è stato fatto con i privati convenzionati e non direttamente dalla struttura pubblica, anche dalla struttura pubblica, ma prevalentemente dal privato convenzionato. Perché in realtà la Regione Lombardia ha in mente la totale privatizzazione del sistema. Ovviamente non dalla mattina alla sera, non lo potrebbe neanche fare, visto le norme vigenti, ma questa è la linea di tendenza e l'ipotesi che stanno portando avanti. In ogni caso, appunto, adesso faremo per ogni inadempienza una lettera al cittadino in modo tale che sia data la maggiore informazione possibile sul disastro in cui ci troviamo. In ogni caso, a gennaio faremo una seconda lettera ai sindaci perché, come era prevedibile, non si poteva aspettare da parte dei sindaci immediatamente la disponibilità a confrontarsi con il coordinamento e a entrare nel merito dei problemi che abbiamo segnalato. Tra l'altro, per quanto riguarda l'incontro con il sindaco di Castelnuovo, abbiamo, nella telefonata che abbiamo avuto, scoperto che a Castelnuovo la SST ha fatto una violazione che noi non avevamo previsto, rispetto alla quale il sindaco ha chiesto un incontro senza ottenere nessuna risposta e sta raccogliendo le firme dei cittadini per denunciare la cosa e ovviamente per tutelare le condizioni di salute dei cittadini. Tenete conto che i sindaci sono responsabili delle condizioni di salute dei propri cittadini. Ecco, questo è un po' il quadro operativo. A gennaio quindi rinvieremo la lettera ai sindaci e stavolta però, tenuto conto che speriamo ci sia maggiore agibilità rispetto a quella che abbiamo avuto finora, l'ipotesi è quella di fare dei presidi davanti ai comuni, davanti ai singoli comuni, ai singoli municipi, laddove dopo una seconda sollecitazione, appunto dopo la seconda lettera ai sindaci, non dovessimo avere ottenuto nessuna risposta. Perché
perché è assolutamente inammissibile che una volta che i sindaci sono a conoscenza delle inadempienze dell'ATS e dell'SST, non facciano nulla. Se un sindaco in un piccolo comune, di fronte a una particolare inadempienza, si sta muovendo direttamente, non si vede perché di fronte a inadempienze di carattere generale, come quelle che abbiamo segnalato, non succede assolutamente niente da parte dei sindaci. Un'ultima notizia che non è immediatamente collegata all'attività del coordinamento, non immediatamente, ma poi non è neanche corretto dire così, diciamo, lo è direttamente collegata se si pensa che la salute come diritto riguarda la condizione di vita in senso lato e noi siamo tutti ben consapevoli del fatto che questi diritti, il diritto alle condizioni di vita decenti, all'esistenza stessa, è un diritto generale, universale e riguarda per esempio anche i migranti. Alcuni di noi hanno partecipato a un'iniziativa messa a punto di una nave di salvataggio nel Mediterraneo. Un'iniziativa che parte dal basso, parte dalla società civile, un'iniziativa guidata da un'associazione che si chiama Rescue, che ha lanciato appunto una sottoscrizione a cui molti di noi hanno aderito e che pensiamo debba vedere l'impegno di tutti i componenti del coordinamento per il diritto alla salute. Ecco, io ho finito, questi sono è un po' il quadro del lavoro che abbiamo svolto finora e il punto a cui siamo, che è appunto il primo rapporto con qualche sindaco e la possibilità, anzi la necessità di riprendere tutta l'iniziativa dopo le feste. Quindi da gennaio una nuova sollecitazione ai sindaci. E a quel punto la mobilitazione con dei presidi davanti ai comuni in modo tale che i sindaci si muovano e poi eventualmente anche iniziative verso la SST, eccetera. Insomma. Quindi questo è il quadro. Ho finito, la parola adesso a chi la chiede. Per chiedere la parola potete utilizzare la chat in modo tale che abbiamo sempre l'ordine delle persone che vogliono intervenire. Volevo farti una domanda, Andrea, se posso. Prego. Perché non sono aggiornato sui due punti. Oltre ai sindaci di Castelnuovo, Boccadada e Cornigliano, con i quali si è già programmato un incontro, gli altri due sindaci che si sono Turano e recisi, Lodivecchio. Turano
Curano e Lodivecchio? Sì. E se puoi descrivere sinteticamente la l'inadempienza che avrebbe segnalato il sindaco di Castelnuovo e su cui sta raccogliendo le firme e la SST non ha risposto alla sua richiesta di chiarimento, di incontro, non so cosa ha fatto. Praticamente a Castelnuovo c'era un servizio infermieristico che era funzionante prima del Covid, con il Covid è stato sospeso e non è più stato riattivato. Ho capito. Diciamo, è una struttura che avrebbe dovuto essere in teoria dentro al presidio sociosanitario territoriale, che non essendoci, il sindaco aveva organizzato assieme alla SST in precedenza. C'è qualcuno che ha aperto il microfono. Gian Diego. Ecco, adesso l'ha spento. È chiaro? Giovanni? Sì, è chiaro. Cioè, probabilmente facevano un pezzetto di servizio ADI, giusto? Sì, è probabile. Ok, grazie. Volevo dire io un paio di cose. Una, sulla questione dei sindaci, si potrebbe sentire anche Livraga, e visto che c'è qua Peppo magari ti coordini con Andrea, si potrebbe sentire Castiraga Vidardo, perché così almeno si allarga la platea dei sindaci con cui si può dialogare, insomma. Mi sembra che in modo tale che a gennaio possiamo pensare di lanciare l'iniziativa, se si può, Covid permettendo, di fare qualche azione. Appena fatto la relazione, faccio la controrelazione, ho capito. Ma no, la controrelazione non va bene. Facciamo parlare gli altri, poi per la Andrea, si sente tutto, eh. Scusate, stavo dicendo che di sentire Livraga e attraverso Peppo Castiraga Vidardo, in modo tale che a gennaio, se riusciamo, Covid permettendo, si possano fare dei presidi, direi a partire dai comuni governati dalla destra, dalla Lega, dove comunque il lavoro non è stato fatto, dove non c'è impegno su questa roba qua. A Lodi, la sindaca è una sindaca negazionista, abbastanza negazionista, sta un po' di qua, un po' di là, molte volte nega i problemi e non fa assolutamente niente, per cui allargherei un po' la platea dei sindaci che ci possono dare una mano e in previsione appunto di fare poi delle iniziative a gennaio. L'altra cosa che volevo sottolineare è che è importantissima per la rete, la nostra rete ospedaliera, che sia attraverso Bolis, ma poi l'abbiamo letto tutti sui giornali locali, abbiamo visto che in questo da agosto, da settembre, della ripresa dopo l'estate ad oggi, praticamente sono andati via 10 tra primari e figure mediche importanti, soprattutto nell'ospedale di Lodi. Questa è una situazione altamente preoccupante, perché significa che la situazione presso l'ospedale di Lodi non è più governata, non essendoci i primari delle specialità più importanti. È vero che molte delle attività dell'ospedale sono state sospese, però non essendoci primari non c'è neanche pensiero, non c'è neanche organizzazione, insomma, per cui dall'interno, non so se
i compagni e le compagne del sindacato possono confermare questa cosa. Io mi è giunta la voce che c'è un casino della miseria, insomma, nel senso che non c'è un lavoro organizzativo che permette il recupero, da una parte la riapertura delle zone pulite e la rimessa in gioco appunto di quello che noi abbiamo chiamato il diritto alla salute di tutti attraverso il rispetto dei LEA e quindi le visite specialistiche, i controlli per i malati cronici, eccetera, eccetera. Questa roba è veramente pesantissima ed è una delle situazioni che va denunciata. L'altra questione che volevo sollevare è la questione che hai detto anche tu nella tua relazione, Andrea, rispetto al fatto che in questi giorni hanno chiuso all'ospedale di Lodi la medicina, il reparto cardiopolmonare perché si sono ammalati tutti i degenti che erano dentro, quindi 32 persone che erano ricoverate in medicina e in cardiopolmonare si sono ammalate di Covid, più un numero abbastanza elevato di infermieri e medici che li assistevano. E poi c'è stato il focolaio anche a Codogno. Questa cosa è gravissima, cioè nel senso che o non avevamo notizie corrette durante la pandemia di marzo-aprile, non abbiamo mai saputo che persone in ospedale si fossero infettate in numero così forte, forse non ce lo dicevano. Oggi sappiamo che c'è stata questa cosa che è veramente spaventosa, cioè una persona prima di andare all'ospedale deve proprio essere più di là che di qua per dire io vado in ospedale a farmi curare o a farmi operare, insomma, dopo che è successa sta roba qua. Anche questo da attribuire alla scarsa organizzazione, insomma, nel senso che non si capisce come mai ci sia questa roba qua. L'altra volta avevamo detto che al centro prelievi, durante l'orario del centro prelievi del CUP, nello stesso salone c'erano tutti quelli che andavano a fare i tamponi, compreso i malati Covid. Vuol dire che davvero che è saltato il tappo nell'organizzazione della rete ospedaliera della SST. Insomma, queste robe qua sono pesantissime, sono molto preoccupanti. Insomma, io li metterei dentro nelle nostre rivendicazioni queste faccende. Ho finito. Altri? Mi sentite? Sono Valerio. Vai. No, molto, molto velocemente. Voi sapete che noi, io e altri compagni, facciamo parte del comitato dei due ospedali, abbiamo sostenuto la lotta dei lavoratori del San Paolo e del San Carlo, lo sciopero del 14. Quindi tutti passaggi importanti. Certo, sentendo un po' e leggendo la lettera ai sindaci, come diceva Andrea, mi sembra evidente che questo percorso di denuncia costante di tutte le inadempienze, anche proprio legali, da parte dell'SST, insomma della regione in generale, sarebbe importante tentare di estendere la cosa in situazioni, città più importanti. Sarebbe eccezionale se riuscissimo a fare una cosa del genere anche a Milano, individuando evidentemente un'infinità di situazioni analoghe. Io credo che dovremmo quindi da una parte continuare a fare quello che facciamo come comitato degli ospedali, quindi manifestazioni, volantinaggi, è ok, però bisognerebbe cercare di indirizzare il lavoro, se è possibile, naturalmente con lo studio attento da parte
anche dei compagni di Medicina Democratica che hanno sicuramente molto più esperienza di me e di tanti come me. Quindi questo sarebbe un lavoro su cui bisognerebbe ragionare molto molto bene per cercare poi di riuscire ad andare avanti e fare soprattutto salti di qualità. Volevo solamente dire questo perché mi sembra evidente che questo passaggio diventa un passaggio centrale. Bisogna cercare di capire cosa siamo in grado di costruire rispetto a questo passaggio, quantomeno Milano, provincia di Milano, eccetera. Grazie, chiuso. Se non c'è nessuno, posso parlare io? Vai. Ciao a tutti. No, volevo confrontare la roba di Lodi con l'esperienza che stiamo facendo a Piacenza, perché per certi versi è simile. Anche se siamo partiti a Piacenza su una urgenza particolare legata all'approvazione a Piacenza del piano sociosanitario che praticamente smantella la rete ospedaliera, concentrando tutto sull'idea del nuovo ospedale da fare a Piacenza. Noi su questa cosa abbiamo lavorato mettendo insieme un po' di realtà che già nei vari paesini, nei vari capoluoghi della provincia si stanno muovendo attorno al problema della sanità, e abbiamo elaborato una proposta vertenziale attorno appunto a tre obiettivi principali, che sono quello appunto della difesa e mantenimento di una distribuzione territoriale della rete ospedaliera, quindi Val Trebbia, Val Tidone, Val d'Arda, Fiorenzuola, eccetera, Piacenza, eccetera, eccetera. Una rete di medicina territoriale completamente diversa da quella che praticamente l'ASL sta realizzando, che è praticamente legata solo all'idea delle carte della salute come luogo in cui concentrare l'attività dei medici di medicina generale, ma senza tutte quelle risposte alle necessità che i territori esprimono, tipo appunto consultori ginecologici, geriatria, assistenza alle malattie mentali, prevenzione, centri di prelievo, eccetera, eccetera. E poi la questione delle urgenze, perché come succede anche da voi, anche a Piacenza, già prima del Covid, ma con il Covid, sono saltati i livelli di assistenza di base e per quanto riguarda i tempi di attesa per le visite, per gli esami, per i ricoveri, tant'è che oggi, anche grazie alla seconda ondata e non avendo, come avevamo proposto noi, lavorato a livello di ASL per creare un punto Covid specifico, e lo spazio c'era, c'è l'ex ospedale militare a Piacenza che era facilmente adattabile a questo ruolo, gli ospedali civili pubblici sono tornati praticamente a ingolfarsi con la roba del Covid, facendo saltare gli interventi su tutte le altre patologie. Noi a Piacenza, adesso lo denunceremo nei prossimi giorni, abbiamo un'incidenza di morti di tumore per persone praticamente non assistite, non accolte, non curate dal sistema sanitario, che in questi mesi sono andati praticamente aumentando. Per non parlare poi di altre patologie su cui non abbiamo dati precisi, ma che praticamente dalle denunce che raccogliamo manifestano le stesse identiche cose. E poi il problema dell'organico, perché anche a Piacenza c'è una fuga di medici. Tra parentesi, l'ultimo, un medico di Piacenza, si è appena spostato a Codogno come primario di medicina generale. Su questa piattaforma, che adesso non sto qui a dirvi nei dettagli perché nella sostanza io ho letto i documenti di Lodi, si assomigliano al di là delle specificità particolari, eccetera. Su questa piattaforma noi abbiamo fatto sia l'incontro con l'ASL, che ovviamente è finito in nulla, ci hanno ascoltato, noi abbiamo spiegato le nostre motivazioni, loro hanno compreso le nostre preoccupazioni, ma nella sostanza hanno ribadito che la salute a Piacenza si salverà grazie al nuovo piano sociosanitario che loro stanno realizzando, che oltretutto, seguendo appunto il modello della Lombardia,
prevede la chiusura di tutta una serie di ospedali, la concentrazione in un unico ospedale e uno sviluppo enorme di nuove convenzioni con i privati. Montesu Bonaccini, presidente della regione, a novembre, a fare l'accordo con l'Associazione della Sanità Privata per aumentare la collaborazione tra il pubblico e il privato. Infatti non è un caso che proprio sotto il Covid, grazie a tutte le deficienze che la sanità pubblica sta dimostrando, la sanità privata piacentina, ma non solo, anche Cremona, anche altre realtà, eccetera, stanno assorbendo parte, diciamo, dei bisogni di assistenza e di cura che il pubblico non riesce oggi a realizzare. Noi abbiamo fatto una serie di iniziative, siamo però un pochettino in difficoltà, perché ci manca quello che manca adesso al lavoro a Piacenza, al di là delle videoconferenze, al di là dei volantini, al di là dei comunicati stampa, è la possibilità di coinvolgere la gente sui territori, perché questa menata qui del Covid ci impedisce. Noi avevamo già previsto una serie di assemblee, saltate tutte appena è partita l'emergenza del Covid, appena l'Emilia è diventata zona arancione, queste cose qui noi abbiamo potuto farle. Noi adesso speriamo a gennaio, febbraio, il prima possibile, appena il Covid ce lo permette, di fare queste iniziative a livello territoriale, perché il coinvolgimento della popolazione è indispensabile, sia per il discorso generale, ma anche per creare poi iniziative di mobilitazione su singoli punti territoriali dove queste contraddizioni e i limiti e la fragilità di questa sanità si stanno praticamente dimostrando. Noi per ora, giusto per concludere l'anno, oltre al tentativo di fare una conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione, stiamo lavorando anche noi per fare una lettera ai sindaci. I sindaci fanno parte della conferenza sociosanitaria, che è praticamente quella che vigila sull'attività dell'ASL di Piacenza. Sappiamo che tra i sindaci ci sono elementi contraddittori rispetto alle scelte dell'ASL, ma che però non si organizzano, non riescono a colloquiare né con noi né con altre realtà che sul territorio si stanno muovendo. Quindi noi adesso stiamo lavorando per fare questa lettera ai sindaci anche noi, sia per chiedere a loro degli incontri, ma sia anche per sollecitarli rispetto alle problematiche specifiche che in ogni comune ci sono, a valutare queste all'interno della risposta complessiva che l'ASL sta dando e che non risolve quei problemi specifici che esistono a livello di singolo e particolare territorio. Purtroppo, prima della lettera dei sindaci, abbiamo fatto anche un incontro con la CGIL, CISL e UIL di Piacenza, cercando di verificare se c'era la possibilità che anche sul fronte sindacale si costruisse una iniziativa su queste tematiche, ma praticamente CGIL e CISL e UIL di Piacenza sono completamente sdraiate a difesa del piano sociosanitario presentato dall'ASL di Piacenza. Quindi da quel punto di vista lì, non abbiamo praticamente, a parte la sinistra sindacale, a parte l'USB, l'USB e qualche altro sindacato di base, praticamente non abbiamo appoggi. Questa è un po' la situazione di Piacenza. Una cosa voglio dire, che può essere magari interessante, noi abbiamo seguito come Piacenza la conferenza IFE Italia, che c'è stata via Zoom, credo, qualche settimana fa, in cui tra parentesi la Silvana ha fatto una introduzione rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, la storia dei percorsi di smantellamento, eccetera, eccetera, e quindi il quadro dentro cui oggi ci troviamo a lavorare. Una cosa che stiamo pensando di fare, insieme ad altre associazioni, insieme ad altre realtà, è quella di organizzare a gennaio un seminario, se ce la facciamo in pubblico, insomma, in qualche luogo in cui ci si possa vedere, parlare, sentire e partecipare tutti quanti assieme, partendo appunto da quello che la Silvana ha detto nella sua relazione a quel convegno lì, a quella riunione dell'IFE Italia, sia perché quell'analisi lì, a mio parere, è perfetta per inquadrare tutta la dinamica e tutto il lavoro di smantellamento che noi dobbiamo contrastare, al di là delle iniziative specifiche oggi legate alla situazione del Covid, legate alla situazione dell'emergenza, legate alla situazione del singolo piano sociosanitario che viene presentato, eccetera, ma anche per cercare di collocare, come giustamente diceva anche lei nella sua relazione, la battaglia per una società di cura,
per una risposta adeguata rispetto ai problemi sanitari, che fa parte dei bisogni complessivi delle persone, insieme a tante altre cose come il lavoro, come l'assistenza, eccetera, eccetera, in un quadro di iniziativa un po' più generale, anche perché ci siamo resi conto, lo abbiamo visto nella pratica di questi ultimi mesi, che nel coinvolgere diverse realtà sul piano dell'iniziativa in difesa della sanità pubblica e decenza, si incrociano e si incontrano diversi elementi, sia perché questi sono già attivi, anche se in maniera frammentaria, anche se in maniera estremamente, diciamo, debole in certe situazioni, non ancora organicamente né pensata né organizzata, ma sia perché la realtà accanto al problema della sanità oggi ci sta proponendo situazioni di impoverimento pazzesco. Noi oggi a Piacenza registriamo due cose. Una immediata, l'aumento in generale dei bisogni non risolti da parte di sempre maggior numero di persone. Secondo, una tendenza, non so se anche voi la percepite, ma che qui a Piacenza, almeno nella logistica, come in altri settori meccanici, eccetera, stiamo vedendo di una situazione industriale che si sta preparando a una ristrutturazione epocale dopo la roba del Covid. Da quello che noi notiamo, anche per quanto riguarda i pochi confronti fatti con le RSU, con delegati, eccetera, è di una situazione in generale, dal punto di vista dei luoghi di lavoro, estremamente precaria. Cioè noi rischiamo veramente, passata l'emergenza del Covid, di affrontare, doversi trovare di fronte a una ristrutturazione generale del lavoro, delle tipologie di lavoro, della contrattazione, eccetera, eccetera, che passerà attraverso anche attività di licenziamento, di ridimensionamento, di riorganizzazione, diciamo, della prestazione all'interno dei luoghi di lavoro, che veramente sarà una grossa mazzata. Questa cosa qui va considerata perché, a mio parere, sarà uno di quegli elementi che intreccerà e si incrocerà con tutte le altre attività e pratiche sociali che si stanno realizzando. Comunque noi in questo seminario che vogliamo fare a gennaio, avevo chiesto anche alla Silvana se poteva partecipare, noi intendiamo appunto porre la questione in questi termini, partendo dalla roba della sanità e partendo da tutte quelle realtà che attorno a questa pratica della sanità si stanno incrociando, quella di costruire un ragionamento su come mettere in piedi una risposta più complessiva al tipo di situazione che ci troviamo di fronte. Perché se la sanità è un pezzo dei bisogni delle persone, accanto a questo ce ne sono altri. Noi ad esempio oggi vediamo, noi a Piacenza stiamo facendo la distribuzione del cibo alimentare insieme ad Emergency e ad altre associazioni. Adesso partiamo anche la distribuzione dei vestiti, dei giocattoli, eccetera. Adesso partiremo venerdì con la mensa solidale. Abbiamo già 150 persone, 80 famiglie, 150 persone che si sono collegate a questa roba qui della mensa solidale con la distribuzione gratuita del cibo già cotto, già preparato da mangiare o al ristorante in piccoli gruppi, perché abbiamo dei locali, o con il cibo da asporto. Però noi vediamo che nel fare il lavoro della sanità incrociamo queste situazioni. Faccio solo un esempio. Nel nostro progetto siamo in contatto con una Onlus, che è la Di Maggio Onlus, che è praticamente una specie di piccola emergency locale. Infatti Di Maggio era uno dei medici che lavorava per Emergency. Alla sua morte, alcuni infermieri, alcuni medici di Piacenza hanno costituito questa Onlus, che anche in funzione delle difficoltà sulla sanità oggi si sta mettendo a disposizione per esami, visite, eccetera, eccetera, sia verso gli extracomunitari, clandestini, eccetera, ma oggi anche verso le famiglie, verso quei lavoratori che non riuscendo ad avere risposte a parte della sanità pubblica si rivolgono a questa Onlus. Con questa Onlus, ad esempio, nel fare questo tipo di lavoro assieme a noi, perché noi come GAP, ad esempio, abbiamo il dentista, abbiamo la psicoterapia, eccetera, abbiamo intercettato tutte quelle famiglie a cui noi oggi stiamo distribuendo del cibo, a cui noi oggi stiamo organizzando la mensa popolare, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire io praticamente è questo, cioè noi dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini. La sanità è un settore importante e su questo bisogna lavorare, però la sanità, come altre cose, si incrociano, si intrecciano. E quindi, a mio parere, nella nostra attenzione sul territorio verso cui operiamo, dobbiamo anche pensare a come, in termini di coordinamento, in termini di messa insieme di queste situazioni,
far diventare il nostro lavoro una proposta più organica, più complessiva, che si chiama mutualismo. Lo spiegava bene anche la Silvana nella conclusione del suo intervento, quando diceva che ogni singola pratica che noi facciamo, in quanto tale, è fragile, è difficile da gestire, da portare avanti. L'unico modo per reggere la risposta è quella di intrecciare i vari campi, i vari terreni di intervento, e fare diventare il nostro lavoro un lavoro, diciamo, che risponde complessivamente ai bisogni delle persone, nel limite delle nostre capacità operative, oggettivamente. Però questo, a mio parere, bisogna cominciare a pensare. Comunque, in conclusione, noi a gennaio facciamo questo seminario, in cui inviteremo anche quelli di Lodi, se vogliono venire, per portare il loro contributo, così come inviteremo gente di Modena, gente di altre realtà che in Emilia-Romagna sta lavorando sulla sanità, per tentare appunto di, partendo dall'esperienza di quel seminario che è stato fatto dall'IFE, di fare una valutazione, un ragionamento più in generale rispetto al costo della sanità, però collegandolo, infatti noi inviteremo a questa iniziativa anche tutte quelle realtà di resistenza alla crisi che oggi sul territorio si stanno muovendo. Sono Piero, anche se compare un altro nome, ma sono Piero del GAP di Lodi. Se mi sentite vado avanti. Sì, vai pure. Allora, noi come GAP a Lodi ovviamente abbiamo avuto tutte le nostre difficoltà in questo maledetto periodo pandemico, però questo non ci ha impedito comunque di proseguire, seppur in termini limitati, la nostra operatività nel territorio, anche, appunto, ripeto, in termini più contenuti. E c'è da dire che davanti al ragionamento che ha fatto anche Lino del GAP di Piacenza, noi ci siamo incrociati come territorio, anche perché una parte delle iniziative che lui elencava hanno coinvolto delle persone, delle famiglie dell'Odigiano. Quindi si è partiti, non faccio tutto il ragionamento che ha fatto Lino del GAP di Piacenza rispetto a tutta la situazione piacentina, anche perché non è che la conosco particolarmente, ma soprattutto rispetto a questo aspetto. Noi siamo partiti ereditando, passatemi il termine non corretto, ma per capirci, tre nuclei familiari lodigiani che, attraverso l'accordo fatto tra il GAP di Piacenza e Emergency, stavano sviluppando appunto questa distribuzione gratuita di generi alimentari per questi nuclei familiari bisognosi, in difficoltà. Quindi abbiamo iniziato un paio di mesi fa, circa, adesso giorno più giorno meno, questo nuovo tipo di lavoro, di impegno, cercando però poi di svilupparlo anche in altri termini, in questo modo sostanzialmente. Attraverso anche un collegamento con Emergency di Lodi, che non è particolarmente attiva, però esiste, e quindi vale la pena, voglio dire, di proseguire in questa iniziativa, e coinvolgendo quel settore della Camera del Lavoro di Lodi che segue il NIDIL. In particolare, il NIDIL è quel pezzo di sindacato che segue i lavoratori precari, gli sfigati, come diciamo noi, quelli che parlano bene. Abbiamo pensato di mettere insieme una realtà di lavoratori, nuclei familiari, lavoratori in particolare, che hanno
problemi dal punto di vista del lavoro in parte e comunque del arrivare a fine mese. Quindi questo lavoro che abbiamo incominciato a mettere in piedi si sta concretizzando. Purtroppo ci sono dei limiti burocratici che sono non dipendenti in toto dalla nostra volontà, ma per tutta una serie di problematiche che anche rispetto a queste questioni si sviluppano. Però credo che comunque sia questo nuovo canale di impegno sulla questione di lavoratori precari, di famiglie in difficoltà, ci permetta di andare a unificare o comunque a cercare di unire quegli aspetti di lavoro che si sta sviluppando e che anche in parte Lino accennava, quindi lavoro, sanità, per esempio la questione delle aziende è totalmente inapplicata anche nel nostro territorio, credo, dal punto di vista del famoso protocollo dei luoghi di lavoro. Quindi, voglio dire, sappiamo benissimo quali potrebbero essere le difficoltà in questo senso, ma credo che operando dal punto di vista di partendo da un'esigenza, da un bisogno reale, concreto, quotidiano, che alcuni nuclei familiari hanno, potremmo da lì tirar fuori un'ipotesi operativa che si lega in modo pregnante con i punti che sono stati anche elencati nella famosa lettera dei sindaci, anche perché i sindaci, al di là di essere responsabili della salute dei cittadini, sono comunque responsabili anche della questione dei protocolli o comunque della costruzione di quelle strutture territoriali rispetto alla questione della sicurezza sugli ambienti di lavoro. Quindi il lavoro è avviato, è una questione di tempi stretti, per così dire, e credo che la proposta che faceva Lino sul seminario a gennaio, ovviamente anche credo che il GAP Lodigiano ci partecipi, perché comunque sia, voglio dire, tra l'altro, come si dice, in linea d'aria siamo molto vicini, al di là del fiume che divide, ma ci permette comunque di sviluppare un'ipotesi di lavoro molto più completa rispetto a un problema che è partito dal punto di vista dello scatolone di generi alimentari, perché comunque bisogna mangiare, insomma. Mi fermo qua, grazie. Altri interventi? Andrea, si può dire due cose? Sono Giovanni di Milano. Vai, vai. Ma ho detto appunto Valerio prima che noi seguiamo nella zona di Milano Ovest, appunto, questa vertenza dei due ospedali, San Paolo e San Carlo. Io, diciamo, l'idea che mi sono fatto di quella vertenza lì sui due ospedali è che sicuramente rappresenta a Milano
la vertenza più consolidata, più diciamo anche supportata da in qualche modo anche dai lavoratori, insomma, la mobilitazione che c'è stata il 14 con questo sciopero fatto tra l'altro alcuni giorni dopo, indetto alcuni giorni dopo quello generale del 9, e dimostra, e indetto solo dai sindacati di base, e dimostra che comunque la presa sui lavoratori si è un po' più rafforzata, anche e soprattutto in seguito a quella vicenda che conoscete, apparsa sui giornali, dello scontro tra una parte dei medici e del personale sanitario con la direzione dei due ospedali, rappresentata da Stocco, che appunto ha messo sotto inchiesta con una commissione nominata quasi interamente da lui, sotto inchiesta questi lavoratori. Per cui c'è stata anche una reazione da parte appunto di vari soggetti solidali, non solo il comitato ma altri soggetti solidali, compreso il SICOBAS, che non ha una sua base di iscritti dentro i due ospedali ma che ha voluto comunque essere presente e testimoniare la propria vicinanza ai lavoratori sotto attacco. E quindi insomma io penso che quella sia un po' però il lavoro che avete impostato voi a Lodi è un lavoro ben più avanzato di quello che stiamo facendo noi, comunque in maniera diciamo solo episodica e molto legata a una emergenza, diciamo nell'emergenza, cioè la situazione lì dei due ospedali. Io parlando con Valerio, insomma, spesso dico dobbiamo cercare di fare in qualche modo il passaggio che avete fatto voi a Lodi, cioè di costruire una piattaforma, una vera e propria piattaforma, che affronti il nodo, diciamo, di come è stata disarticolata la sanità, il sistema di prevenzione sanitaria e sociosanitario sul territorio, e di come in generale comunque questa riforma, la legge Maroni, insomma, abbia di fatto, non che prima le cose andassero meglio ovviamente, però abbia di fatto aperto la strada a una ulteriore privatizzazione della sanità pubblica e alla messa in discussione concreta dei LEA. Quindi insomma, partendo da questi due aspetti fondamentali, costruire anche a Milano una vertenza che appunto metta sotto la luce dei riflettori, metta all'attenzione dell'opinione pubblica il problema principale in cui noi ci troviamo a operare, cioè il fatto che ormai non esiste un sistema sanitario pubblico, no? E che per ricostruirlo serve assolutamente ripartire dalla prevenzione, ripartire, e questa pandemia sicuramente ci dà quantomeno la possibilità di denunciare questa cosa. Poi tra il dire e il fare sappiamo benissimo che c'è di mezzo la capacità di organizzare realmente poi le forze, i soggetti che si possono. Però diciamo che questa situazione, questa fase, io ho fatto l'esempio prima della vertenza dei due ospedali, dimostra in qualche modo che oltre a noi ci sono altri soggetti che si stanno muovendo. Io penso che la nostra capacità, adesso dobbiamo ragionare su Milano anche con i compagni del comitato, ovviamente, no? Deve essere quella di mettere al centro della nostra elaborazione quei punti che voi avete sviluppato nelle piattaforme, che poi, insomma, sono diventate anche uno strumento di battaglia politica, cioè le lettere che avete fatto ai vari sindaci, gli incontri che state comunque organizzando con i vari sindaci, dimostrano che quella piattaforma non è solo un documento scritto, ma diventa anche poi uno strumento di battaglia e di presa di coscienza da parte di altre persone, oltre a noi ovviamente. E magari riusciamo anche ad aprire delle contraddizioni sul terreno istituzionale. Per cui su Milano
va fatto questo sostanzialmente. Poi è fondamentale il coinvolgimento di Medicina Democratica, di comitati territoriali che ci sono, non c'è solo quello nostro dei due ospedali, insomma, i sindacati, in particolare i sindacati di base, le RSU, i delegati, insomma, qui bisogna cercare di mettere insieme queste forze e dire ok, adesso mettiamo al primo posto la questione della medicina territoriale, della medicina di prevenzione, delle risorse che devono essere stanziate non solo per assumere il personale dentro gli ospedali, ma per riaprire gli ambulatori territoriali, garantire i LEA, azzerare le liste d'attesa, eccetera, eccetera. Cioè, non che queste cose non le abbiamo mai dette a Milano, certo che le abbiamo dette, ma abbiamo sempre denunciato, diciamo, la questione delle liste d'attesa piuttosto che altri problemi dell'intramenio, eccetera, eccetera, in maniera un po' vaga. Per la verità, sulla questione dell'intramenia dentro i due ospedali è stato fatto il ricorso al Tribunale di Milano, preparato dall'avvocato Onesti, e quello è comunque un atto concreto. Però appunto bisogna muoversi su un terreno che è quello della mobilitazione, oltre che quello della, diciamo, giuridico e legale, perché altrimenti appunto noi possiamo fare tutti gli appelli ai tribunali che vogliamo, le diffide che vogliamo, ma poi alla fine queste cose cadono nel vuoto se non c'è una mobilitazione, se non c'è un raccordo all'interno dei luoghi di lavoro e così via. Per la verità anche al Pio Albergo Trivulzio c'è stata una mobilitazione che abbiamo seguito anche lì col presidio del 9 di dicembre, anche quello è stato un presidio ben partecipato. Sapete che all'interno del Pio Albergo Trivulzio anche lì c'è stato uno scontro con la direzione sanitaria che ha comminato sanzioni e multe a svariati lavoratori, pare 120 siano i lavoratori sotto inchiesta anche lì, molti dei quali già sanzionati, eccetera, eccetera, minacciati di licenziamento, sospesi, una situazione molto, molto pesante, no? Per cui, cioè, su Milano diciamo che il materiale e le contraddizioni si sono accumulate. Il nostro salto di qualità si può fare come avete fatto a Lodi e in parte anche a Piacenza, sappiamo mettere al centro della nostra mobilitazione quell'aspetto lì che è decisivo anche per attaccare la legge 23, la legge Maroni, e cercare di segnare un punto a favore della questione per cui noi ci muoviamo, che è la ripubblicizzazione della sanità in Lombardia. Io penso di aver detto quello che volevo dire, scusate se magari mi sono dilungato un po' troppo, però comunque insomma, vi seguiamo con grande attenzione, questo bisogna dirlo, insomma, perché rappresentate un po' la punta avanzata di questa lotta in Lombardia. Due cose veloci anch'io, se posso, se non c'è nessun altro che vuole intervenire. Ho ascoltato con attenzione tutti quelli e quelle che mi hanno preceduto e concordo molto con quello che è già stato messo in rilievo, quindi non riprendo quello che è stato detto. Credo che il lavoro nell'Odigiano cominci finalmente con molta fatica. Chi ha cominciato dall'inizio a far parte di questo coordinamento sa quanto lavoro c'è stato dietro e quanto fatica solo per bucare l'attenzione della stampa locale. Finalmente cominciano a pubblicare qualcuna della nostra lettera e finalmente siamo riusciti ad agganciare alcuni nostri sindaci, perché abbiamo bisogno di dare respiro e fiato a questa iniziativa. E soprattutto, come è emerso da molti e molte di quelle che mi hanno preceduto, è necessario rinchiudere questa iniziativa o collegare questa iniziativa alla situazione più generale che sta venendo avanti. Avete già parlato del problema che riguarda il lavoro, la difficoltà di cura, l'impoverimento di una grossa parte delle classi popolari, non solo, e la perdita di prospettive di una grossa parte di lavoratrici e lavoratori. Io volevo solo
collegarmi a questo punto con un altro aspetto che potrebbe diventare esplosivo a gennaio e che ci troveremo davanti, ossia quello della casa. Io seguo l'Unione Inquilini per il Lodigiano e è notizia di oggi che sono stati ritirati tutti gli emendamenti in Parlamento che prorogavano la blocca degli sfratti almeno fino a marzo 2021, il che significa che teoricamente da gennaio può ripartire tutti i processi per sfratto e le convalide di sfratto che sono in giro nel territorio. E guardate che sono tanti. Io dal mio piccolo osservatorio, perché comunque il Lodigiano è un territorio piccolo e abbastanza felice sotto questo aspetto, nel senso che non abbiamo grosse tragedie, ho notato da novembre a oggi una grossa aumento delle richieste di intervento e tantissime di queste richieste riguardano lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione, con contratti di solidarietà, con perdita del posto di lavoro, riduzione forte di stipendi e salari, che non riescono più a pagare gli affitti. Abbiamo cominciato con mandare ai proprietari lettere in cui dicevamo non ce la faccio più per una questione evidente e documentabile, ti pagherò e mi autoriderò l'affitto di una quota tot, il resto quando finisce questa crisi te lo ridò in quote rateizzate sugli affitti futuri. Alcuni proprietari hanno accettato, anche perché c'era l'accordo a livello nazionale che si accettava la riduzione, contestualmente avevano una riduzione delle tasse e un ristoro, che però a quanto pare salta anche questo con il ritiro di questi emendamenti, ossia gli veniva restituito il 50% dell'affitto che avevano ridotto. Questa cosa sembra che non ci sia più. Quindi con tutti gli altri problemi e problematiche che abbiamo davanti, la difficoltà di curarsi, le problematiche che il Covid ha messo di fronte sul mantenere un livello minimo di assistenza sanitaria e fare fronte alle emergenze sanitarie con questo sistema, la messa in campo della revisione di tutta la struttura sanitaria nel territorio, il problema del lavoro, il problema dell'impoverimento, del riuscire a mantenere un certo livello di alimentazione a questo punto, visto che siamo arrivati a pacchi alimentari, si aggiungerà anche quello di riuscire a mantenere la propria casa. E lo dico perché noi cominceremo nei prossimi giorni, se non arrivano notizie rassicuranti, e sembra di no, insieme a tutte le associazioni di inquilini, a lanciare l'allarme su questa vicenda e a chiedere a sindaci, prefetti e presidenti di tribunali cosa intendono fare per evitare un'ondata di dramma sociale che sarà difficilmente gestibile se qualcuno non ci mette la testa e soprattutto se il Parlamento a Roma non ci mette un attimo di cuore. Abbiamo 209 miliardi che arrivano dall'Europa, a me non interessa, non è questa la sede, se sono in prestito, se sono a fondo perduto. Di questi 209 miliardi, pensare di utilizzarne qualcuno per un piano casa nazionale, che ne abbiamo un disperato bisogno, per dei fondi affitto, dei fondi di sostegno per il pagamento dell'affitto, non credo che sia scandaloso, ma sembra che sia improponibile in questo sistema economico, perlomeno. O, come ha già detto qualcuno, in questa fase di ristrutturazione che prevede che una grossa quota del proletariato italiano venga messa ancora più in difficoltà. Mi fermo qua e mi auguro che i sindaci comincino a rispondere in modo serio e si riescano a farli uscire fuori anche loro. Grazie. Altri?
se non ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, diciamo, riassumo le proposte che sono emerse nelle cose che sono state presentate, rispetto alle cose che sono state presentate, e ovviamente propongo una aggiornamento del lavoro dell'Assemblea immediatamente dopo le feste, cioè i primi di gennaio, in modo tale da riprendere tutta l'attività. Va da sé che da adesso allora, se riusciamo a fare gli incontri con qualche sindaco ancora, certamente questo ci tornerà utile. Allora, dicevo, riprendo alcune proposte che sono state presentate. Nell'intervento a Silvana osservava la necessità di stabilire dei contatti diretti con altri sindaci che sicuramente sono collegabili anche personalmente, per esempio appunto Castiraga piuttosto che Alivraga, eccetera. Quindi sicuramente come gruppo di lavoro e con in particolare i rappresentanti indicati come portavoce del coordinamento, penso sia opportuno provvedere a questi collegamenti, questi contatti. E l'altra proposta di questo seminario che a Piacenza si sta predisponendo, credo sia assolutamente da sostenere, cioè quindi penso che noi come coordinamento lodigiano possiamo garantire l'impegno per la partecipazione a questo momento di proposte di programma. Anche perché dalle cose che sono state dette nei diversi interventi è assolutamente chiaro che la condizione di difficoltà materiale delle persone dal lato della salute, dal lato delle condizioni di vita in senso complessivo, queste difficoltà non possono essere disgiunte. E quindi se si parte dall'emergenza del coronavirus, inevitabilmente poi si incontrano le altre necessità, gli altri bisogni, poiché la condizione di vita non può essere distinta tra la salute e l'esistenza materiale o le condizioni di buona sopravvivenza delle persone, in sostanza. Quindi la proposta di partecipare a questo seminario sicuramente è da accogliere. Riguardo alle iniziative di mobilitazione, non possiamo pensare di avviare questo lavoro prima durante questi giorni, cioè durante i giorni di festa. È vero che non è possibile fare degli spostamenti, eccetera, però come sempre il periodo natalizio diventa un po' un ambito vitale legato alla propria condizione familiare, eccetera. Quindi probabilmente proporre, ipotizzare di muoverci immediatamente sulla piattaforma che abbiamo predisposto sicuramente ci creerebbe qualche difficoltà. Quindi a gennaio dovremo riprendere.
credo che sia assolutamente urgente sfruttare il fatto, faremo come dicevo già all'inizio, una nuova lettera ai sindaci, stavolta semplicemente richiamando quella che abbiamo già inviato e chiedendo una presa di posizione esplicita, segnalando anche il fatto che speriamo che i sindaci con cui abbiamo aperto il confronto, apriremo il confronto, i quattro sindaci, eventualmente anche altri, secondo la proposta della Silvana, sperando che questo confronto ci permette di aprire una discussione tra tutti i sindaci. In ogni caso, appunto, prevedendo di fare una serie di presidi davanti ai comuni, in modo tale da richiamare la loro responsabilità a tutti i sindaci e fare in modo che i problemi che abbiamo sollevato, eventualmente anche altri problemi che dovessero nel frattempo presentarsi, vengano presi in considerazione. I sindaci, ripeto, sono responsabili delle condizioni di salute dei loro cittadini. L'altra proposta che veniva fatta era anche di inserire nella piattaforma le deficienze che sono rilevate proprio dal punto di vista della capacità di funzionamento del sistema ospedaliero. È pur vero appunto che il problema centrale e principale che dobbiamo affrontare è quello della medicina di territorio, ma è assolutamente ovvio che se la struttura ospedaliera non funziona, e per ora quella è la struttura operativa che ha qualche efficacia, la questione va assolutamente posta all'ordine del giorno. Quindi nell'impianto di piattaforma che abbiamo finora predisposto affronteremo necessariamente anche questo aspetto, questa questione. Nessuno ha accennato all'iniziativa Rescue, cioè la decisione di armare una nave da destinare all'attività di soccorso nel Mediterraneo. Ne ho accennato io, credo che noi come coordinamento dobbiamo decidere un impegno diretto all'interno di questa pratica, di questa esperienza. La possibilità di sostegno dell'iniziativa, le possibilità sono diverse, da diventare soci attivi di Rescue, oppure di dare un contributo al sostegno appunto del finanziamento, della strutturazione di questo strumento che è, diciamo, la premessa perché i migranti che arrivano via mare abbiano la possibilità di avere una vita nella realtà europea, eventualmente in Italia, ma anche in altri paesi dell'Europa, e in ogni caso una vita dentro la quale anche le condizioni di salute sono la componente importante. D'altra parte, il discorso che faceva Anelli, e che è stato poi ripreso da altri, che anche citando per l'intervento della Silvana all'assemblea di IFE, riconduce a questo ragionamento. La condizione di salute è una condizione non di assenza di malattia, ma di buona condizione di vita. Cioè, la salute non può esistere se c'è una pessima condizione di vita. E quindi riuscire ad agire a partire ovviamente dalla drammaticità del problema salute, drammaticità causata dal coronavirus, e poi pensare alla condizione di vita come condizione di salute, di buona salute, e quindi affrontare tutti i problemi relativi, molti di questi sono stati evidenziati e segnalati, questo è un percorso che va assolutamente condiviso. Niente, quindi per concludere direi che le sollecitazioni sono state fatte,
vanno raccolte e messe all'interno del nostro progetto operativo, del nostro piano di lavoro. E che da gennaio riprenderemo, dobbiamo necessariamente partire con delle iniziative pubbliche. E ovviamente a Milano è stato possibile fare le manifestazioni di cui hanno parlato Giovanni e Valerio, perché per l'appunto muoversi nella città di Milano è possibile. Da noi questa cosa era impossibile, o meglio lo è diventato adesso, ma per l'appunto con il nuovo blocco che viene a prodursi per il periodo delle feste dovremo per forza a gennaio rinviare le iniziative di mobilitazione di vari presidi di cui abbiamo parlato, però sicuramente a gennaio riprenderemo tutta l'iniziativa e credo che saremo in grado di ottenere anche dei risultati concreti. E tra l'altro noi dobbiamo pensare al nostro lavoro non come un lavoro di tipo emergenziale, cioè c'è un'emergenza particolare, il coronavirus, o nel coronavirus ci sono delle fasi particolari e per quelli ci muoviamo, perché per l'appunto la crisi nella quale ci troviamo è adesso una crisi caratterizzata dal virus, ma i contraccolpi di questa crisi diventeranno drammatici, è già stato detto, e quindi noi dobbiamo pensare al nostro intervento come un intervento continuativo, un intervento continuo sulle condizioni di vita in senso lato, quindi letteralmente come un'azione di lunga lena. Se traguardiamo in questo modo la nostra attività, siamo in grado di far fronte alle situazioni di difficoltà che vengono a crearsi. Se invece ci limitiamo alle azioni emergenziali, una volta che l'emergenza è superata, e tenete conto che appena ci sarà il vaccino, molte persone che adesso sarebbero state pronte a muoversi, a rispondere rispetto ai problemi che hanno, alle necessità che hanno, molti, specialmente quelli che magari hanno una condizione economica ancora tollerabile o soddisfacente, non si preoccuperanno più di tutti gli altri problemi, mentre invece gli altri problemi diventeranno drammatici. Quindi dobbiamo avere un orizzonte operativo di carattere generale e dentro a questo orizzonte agire sulle emergenze così come si presentano, ma anche sulle condizioni più generali di vita di tutti quelli che soffrono e quindi che non sono in condizioni di buona salute in senso lato. Non ci sono... Andrea, sono Silvana. Mi ero dimenticata una cosa prima. Siccome Agnoletto sta presentando il libro Senza Respiro, ovviamente in modalità online, in molte realtà, soprattutto della Lombardia, ma vedo che comincia ad andare anche in giro da altre parti. Io ho provato a sentirlo, se per caso era disponibile a fare un'iniziativa analoga anche con noi, cioè nel senso come coordinamento lodigiano per il diritto alla salute. Lui mi ha detto di sì, l'unico problema è che la prima serata libera è il 1° febbraio e quindi è un po' in là. Però se siamo d'accordo, per dire se siamo interessati a questa cosa, quindi la presentazione del libro e la discussione, magari dobbiamo pensare a qualcuno che lo accompagni nella discussione, insomma che diventi anche un ambito... che possa riguardare il tema del diritto alla salute al di là del Covid, potremmo pensare a una roba di questo genere, quindi pensare a un altro interlocutore che con lui parla di queste robe, possiamo pensare di organizzare un'iniziativa come stanno facendo molti in giro attraverso la sua presentazione del libro Senza Respiro. Non so se... Sì, no, hai fatto bene a riprenderla. Purtroppo io divento vecchio e mi dimentico le cose,
nella scaletta avrei dovuto citare anche, adesso guardando gli appunti, l'avevo in ultimo, come ultimo punto, assolutamente l'incontro con Agnoletto è sicuramente rilevante e importante, tra l'altro appunto il lavoro che ha fatto in termini di documentazione di tutte le vicende che sono successe è sicuramente interessante e importante. Quindi è fatto bene a ricordare questo fatto. Adesso noi bisogna che ci impegniamo a far sì che la presentazione del libro sia supportata da qualcuno eventualmente del territorio, comunque qualche figura di rilievo che possa contribuire ad affrontare adeguatamente questa problematica qua, e quindi avere la possibilità di interloquire con Agnoletto e darci i contributi di conoscenza che lui ha e che altri possono ovviamente portare. Quindi anche questo diventa un pezzo del lavoro da sviluppare. Se ho dimenticato qualcos'altro, chiedo se qualcuno, perché può darsi che mi sia dimenticato qualcosa. Credo che possiamo quindi concludere l'assemblea con questi impegni e con la garanzia che tutti quelli che sono presenti diano il loro supporto, che potrebbe anche essere solo quello della partecipazione ai presidi quando li faremo, o delle mobilitazioni quando sarà necessario, e eventualmente anche di assemblee magari di tipo tematico, eventualmente anche la partecipazione ai gruppi di lavoro. Se non ci sono altri interventi, potremmo ritenere chiusa l'assemblea, dando l'incarico al gruppo di lavoro di fissare la prima nei primi giorni di gennaio, dopo il periodo delle feste, dopo l'Epifania, in modo tale da rilanciare il tutto, come abbiamo detto. Grazie anche ad Antonio Muscolino, che si è prestato anche stasera a Medicina Democratica. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Andrea, ti sei sconnesso? No, dimmi. Scusa, una cosa che non c'entra niente. Allora, domani mattina ti mando l'ordine definitivo, perché sto aspettando anche delle compagne che facciano il loro di ordine, così poi ti scrivo e ci mettiamo d'accordo sulle quantità e tutto. Comunque venerdì mattina sono lì a ritirarli i prodotti. Va bene, ok. Okay. Ciao. Mandami l'indirizzo preciso. Sì. Okay, ciao. Ciao a tutti. Ciao Gianni. Non mi sente.